Cari amici, cari cristiani, buongiorno a tutti voi. Quando il popolo di Israele era schiavo in Egitto, fu liberato dopo una serie di piaghe che Dio fece subire al popolo degli egiziani dall'ultima grande piaga, quella terribile notte in cui l'angelo della morte passò di casa in casa e fece morire i primogeniti d'Egitto, salvando solo i primogeniti del popolo di Israele perché sulla loro architrave, sull'architrave della loro porta era segnato un simbolo con il sangue di un agnello. Ebbene, di quella notte, oltre alla celebrazione della Pasqua, nella tradizione ebraica era rimasta anche la profonda convinzione che ogni primogenito appartenesse a Dio e che occorreva riscattarlo. Che occorreva donare qualcosa a Dio in cambio di quella vita del primogenito che veniva salvata. È da qui che nasce la tradizione a cui si sottopongono anche Giuseppe e Maria di portare al tempio il piccolo primogenito e di riscattarlo con l'offerta di qualche piccolo animale in sacrificio. E quando Giuseppe e Maria portano Gesù al tempio, ascoltiamo che cosa accade. Lettura del Vangelo secondo Luca. Quando furono compiuti i giorni della loro purificazione rituale, secondo la legge di Mosè, portarono il bambino a Gerusalemme per presentarlo al Signore, come è scritto nella legge del Signore: ogni maschio primogenito sarà sacro al Signore, e per offrire in sacrificio una coppia di tortore o due giovani colombi, come prescrive la legge del Signore. Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e pio, che aspettava la consolazione di Israele, e lo Spirito Santo era su di lui. Lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore. Mosso dallo Spirito, si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo, anch'egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo: «Ora puoi lasciare, o Signore, che il tuo servo vada in pace, secondo la tua parola, perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele». Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui. Simeone li benedisse, e a Maria, sua madre, disse: «Ecco, egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele, e come segno di contraddizione. E anche a te una spada trafiggerà l'anima, affinché siano svelati i pensieri di molti cuori». C'era anche una profetessa, Anna, figlia di Fanuele, della tribù di Aser. Era molto avanzata in età. Aveva vissuto con il marito 7 anni dopo il suo matrimonio. Era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni. Non si allontanava mai dal tempio, servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere. Sopraggiunta in quel momento, si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme. Quando ebbero adempiuto ogni cosa secondo la legge del Signore, fecero ritorno in Galilea, alla loro città di Nazareth. Il bambino cresceva e si fortificava, pieno di sapienza, e la grazia di Dio era su di lui. Il cuore di Simeone scoppia dalla gioia ed esplode in un cantico bellissimo quando si accorge che tra le sue braccia ha quel piccolo che diventerà il tanto atteso dalle genti. Ma allo stesso tempo indica, parlando con la madre, parlando con Maria, che egli sarà il segno di contraddizione. Già egli viene preannunciato come colui che diventerà l'unico agnello che sarà offerto in sacrificio, in riscatto non solo dei primogeniti, ma di ogni essere umano. Colui che viene portato
semplicemente tra le braccia, diventerà colui che permetterà a Dio di prendere tra le sue braccia l'intera umanità, liberata da ogni oscurità, liberata da ogni tenebra, liberata da ogni ombra di peccato. Che il Signore ci aiuti a comprendere come il rito che vivremo oggi, se parteciperemo ad una celebrazione eucaristica delle candele, ci faccia pensare che la luce è il nostro destino. Non siamo rassegnati a vivere nelle tenebre e a vivere di paura dell'oscurità. Siamo chiamati alla luce. Buona giornata a tutti voi, carissimi. Thank you.